Ecco dove era finito quel famoso raviolo. Guardalo qua. Ma lasciamolo lì, va. Ma Eros, guarda che stiamo registrando l'intervista. Ah, perfetto. Eccomi. Allora Eros, volevamo chiederti, secondo te chi potrebbe vincere quest'anno Whoopi Factor? Ecco, allora, domanda interessante. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Simone e tutti coloro che mi hanno permesso di far parte di questa splendida manifestazione che è Whoopi Factor. Allora, prima di tutto sono molto contento e fiero di aver avuto una squadra che è quella nera, votate la squadra nera, che è stata composta da tre cantanti diversi, molto eterogenei tra loro, e sono, ecco, davvero quindi soddisfatto di averli guidati, e ho alcuni consigli da dare, più che altro indicazioni a coloro che hanno partecipato, non solo i miei concorrenti, eccoci, ci tengo a specificare. Innanzitutto vorrei dire, perché ho notato parecchi errori riguardo a questo, che il microfono va tenuto all'incirca così, vedete, come lo tengo io in questo modo, a questa distanza. E poi, non so se lo fate a casa, ma registratevi, riascoltatevi, perché vi facilita poi nel cantare e nel prendere al meglio ciò che fate sul palco. Venendo a noi, venendo a darti un nome, do il mio favore ad Alessandra. E questo non solo perché fa parte della mia squadra, la squadra nera, ma perché trovo che sia la voce più completa, specialmente a 12 anni. Inoltre però voglio fermarmi a fare un plauso a Giulia, perché Giulia ha una voce, come posso dire, Middle Atlantic, che mi ha colpito fin da subito, e nulla da togliere ad Arianna, che è un'ottima performer e sicuramente darà il meglio anche in finale, ma io voto Alessandra. Poi, se posso permettermi, Roberto, tu sei un crooner, quindi essendo un cantore dell'amore ti consiglio di proseguire su questa strada, perché sono sicuro che farai delle ottime cose, quindi non fermarti e continua a cantare se davvero questa è la tua passione. Insomma, oggi è Santa Rita, domani San Desiderio. Il mio desiderio è che tutte le Rita votino la squadra nera. Votate Alessandra. Tocca a me? Sì, Aisha. Allora, parliamo dell'esibizione dei Mad Boys nella semifinale. Cosa ne pensi? Ok, Roby. Ciao. Ciao a tutti. Allora, i Mad Boys hanno ballato bene, mi sono piaciuti, ragazzi. Specialmente nella prima esibizione hanno dato il meglio. Poi nella parte centrale ho visto qualcosa che non andava, diciamo che andavano un po' per i fatti propri, e quindi si sono guardati un po' così, ci siamo guardati un po' così e ho detto c'è qualcosa che non va, però mi sono piaciuti, comunque i ragazzi sono stati bravi e mi sono piaciuti, insomma, Roby. Ok, invece cosa pensi, chi pensi che vincerà Whoopi Factor quest'anno? Domanda allettante. Io ho due concorrenti in finale e spero per Giadina, però dati i risultati delle altre serate ho paura che arrivi terza, e allora punto molto sulle mie care AMM, e quindi facciamo il tifo tutti per Marti, Smerti, Smartis e Dries Mertens. Votate la squadra fucsia. Davvero, amore? Non ci credo! Aspetta un attimo che c'è Bobino. Bobino, non è che posso stare ancora un'oretta su Skype, perché devo parlare con Stefano. Dai, su Marta, cavolo, dobbiamo fare, non possiamo stare tutta la settimana qua, amore, su. Scusami, ma guarda, non ce la faccio perché devo fare l'intervista per Bobino, sennò poi si vuole il cazzo, e hai pazienza, ma devo farlo. Ci sentiamo e ti chiamo dopo, amore, ok? Ciao, 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 ciao. Eccomi, scusate. Arrivo, un momento. Eccoci. Allora, Marta, secondo te chi merita di vincere quest'anno Whoopi Factor? Scusate per prima, ma
stavo parlando con Stefano che mi ha appena regalato una vacanza per il Burkina Faso. Era saltata, troppo figo, me dovevo andare, Miki, te lo volevo già dire. Scusa Rubino, devi pure vai avanti. Allora, quando è che... Sì, ma chi l'ha fatta sta torta? Ma... La mamma di Gonza, bisogna dirglielo assolutamente che è buonissima. Allora, mi buona. Fai fare sta domanda o no? Sì, scusa, ci sono. Secondo te, chi è che merita di vincere Bubi Factor quest'anno? Allora, fammi pensare. Non parlerò di Arianna perché evidentemente è della mia categoria e quindi sarei di parte. Però tra le altre due, Giulia e Alessandra, sono andato a vedere i voti dell'altra volta, come faccio sempre. Io faccio una media dei voti di tutte le serate e sommandoli è evidente il risultato e Alessandra ha qualche voto in più di Giulia, perché Giulia è una bravissima cantante, però canta solo alcuni tipi di canzoni, quindi rimane un po' tra virgolette limitata. Non prendertela, non è un insulto, cioè capiamoci, perché sennò sembra sempre che trovo da dire. È che Alessandra è più versatile, come posso dire, forse questo è l'aggettivo che più le si addice Alessandra, quindi spero che vinca ovviamente Arianna, che per il primo anno possa vincere lei, se no tifo per Alessandra. Ah, Rubino, quando è la finale di Bubi Factor? Ma dai Marta, da una vita che si sa quando è, il 23 di maggio. Ah sì, ma scusa, ho un bel po' di casini a mezzo, sai com'è. Vari, tesoro, mi passi le fragole per cortesia. Grazie Vari, grazie mille. Le fragole, buonissime fragole. E niente, è finita, non l'intervista. Direi che vi ho detto tutto. Direi di sì. Allora ci vediamo in finale. Io intanto vado in Burkina Faso e torno il 23 alle 12. Ma dove fai a arrivare in orario? Speriamo. Buonasera a tutti. Dammi tre parole. Energia, passione, calore. Nah, non va bene. Dammi sei parole. Mad Boys, Black Diamonds, gruppo Suspense. Suona male. Dammi tre parole. Sole, cuore, Ale. Sì, se lo dici tu Garrison allora va bene. Perfetto questo. Ma Ale, che cosa stai facendo? Guarda che dobbiamo fare l'intervista. Ciao, l'avevo visto, scusa. Ciao. Grande Roby. Come stai? Bene, bene. Ci sono pronto. Allora, ascolta. Secondo te chi potrebbe meritare di vincere Bubi Factor quest'anno? Sì, buonasera a tutti. Ciao Roby. Ciao. Allora, domanda pertinente, pensandoci bene, io voglio riparlare dei miei Mad Boys, perché secondo me è stata un'ingiustizia la loro eliminazione in semifinale. Posso dire che loro hanno trovato nelle ultime esibizioni la quadratura del cerchio, come si suol dire, hanno dimostrato di far valere le loro doti, ho visto i giusti accenti, i giusti beat sul palco, quindi come si dice in gergo hanno spaccato di brutto e non meritavano di uscire. Sì, però come hai detto prima i tuoi Mad Boys sono stati eliminati, quindi dovessi scegliere qualcun altro, dato che non hai più concorrenti, di chi vorresti parlare? Sì Roby, hai fatto bene a chiedermelo. Ovviamente io tifo B-Boys. Non solo per assonanza, ma perché ovviamente balleranno con i miei Mad Boys in finale. A tal proposito, ho preparato una piccola presentazione, così Simo sarà contento, perché è l'ultima di quest'anno, ma ne vale davvero la pena. Posso leggerla, Roby? Certo, sentiamola. Grazie. Allora, Marco, Christian, Jacopo e Guido sono quattro ragazzi d'oro. Nella vita sono uniti da una profonda stima e una stupenda amicizia. Ma è sul palco che vi faranno vivere una splendida emozione e vi racconteranno una storia, la storia del bruco che si trasforma in crisalide. E poi, Roby, vorrei aggiungerci una frase che secondo me rappresenta molto di quello che le persone dovrebbero capire dalla vita. Ve la leggo. Ok. Spero vi entri dentro. La vita è uno specchio, ti sorride solo se la guardi sorridendo. E ultima cosa, se è possibile, vorrei
fare un monito a coloro che vengono a vederci sempre, a vedere BB Factor, perché ne vale la pena. Anche quest'anno mi sembra che Simo si sia comportato al meglio e abbia reso lo spettacolo perfetto. E per farci crescere ulteriormente, vogliamo rivedervi anche l'anno prossimo. See you again. See you again.